lo scrittore oggi si direbbe di viaggi sentimentali, anche perché tutte le volte che finisce un libro, Marocco, poi va in Turchia, eccetera, ero sulla nave e piange sempre il nostro di amici, come poi sarà la cosa trapalarmi di cuore. Là con Stefano Ussi e Cesare Viseo, un altro pittore orientalista piuttosto importante. Solo che chi guarda i vari libri, le varie edizioni, ce ne sono diverse, di Marocco, di De Amicis, io vorrei dire anche un'altra cosa, speriamo che ci guardi e che ci apprezzi. Sì. Che è un carissimo, che fra l'altro ci aiuta spessissimo. La Società delle Belle Arti, Circolo degli Artisti Casa di Dante, nata nel 1843 per la valorizzazione dell'arte, ha indetto la prima edizione del concorso internazionale finalizzato alla promozione dell'arte contemporanea italiana e internazionale. Un omaggio all'artista Stefano Ussi, illustre socio dell'associazione, che ha firmato una delle pagine della storia dell'arte grazie alla sua intensa ricerca artistica che unì la celebrazione degli ideali risorgimentali ad una indagine verso il mondo esotico orientale. Stefano Ussi, nato nel 1822, morto nel 1901, iniziò i suoi studi presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze, allievo di Pietro Benvenuti e Giuseppe Benzuoli per la pittura ed Enrico Pollastrini per il disegno. Nel 1848 interruppe gli studi per un forte impegno patriottico che lo spinse a partecipare ai moti insurrezionali facendo parte del battaglione di studenti toscani che nel corso della prima guerra d'indipendenza impegnò l'esercito austriaco nella battaglia di Montanara, nella quale fu fatto prigioniero e trasferito in un carcere austriaco.
Viaggiò molto e con il suo lavoro Stefano Ussi ha costituito una testimonianza importante nello sguardo al mondo islamico da parte dell'Occidente europeo, divenendo un grande artista orientalista. Nel suo testamento del 28 maggio 1900 istituì un lascito Ussi che prevedeva un premio quinquennale che purtroppo venne assegnato solo nel febbraio del 1909. Pertanto la Società delle Belle Arti, Circolo degli Artisti Casa di Dante di Firenze, dedica a Stefano Ussi, nostro illustre socio, questo concorso. Dopo 109 anni siamo orgogliosi di rinnovare questo impegno con l'idea di rendere il premio Stefano Ussi un evento biennale.